bel incontro qui ad Almedino di Otranto con l'associazione che si occupa in particolare della formazione dei barman. Sì, e che è l'AIBES. È un'associazione che è nata più di 65 anni fa e oggi coroniamo quello che potrebbe essere definito un sogno, perché almeno per quanto riguarda le mie esperienze è la prima volta che vengo da queste parti, nonostante sono un pugliese di nascita, e colgo l'occasione per ringraziare il preside per l'ospitalità e ho apprezzato molto quella che è la performance dei ragazzi delle scuole che si sono alternati in mattinata. Il preside è risultato sempre molto ospitale, specialmente con le persone che sono meritevoli di quello che evidentemente rappresentano, no, in quel momento, e cioè sviluppare anche le conoscenze a livello embrionale, no? Perché comunque insomma, si tratta di studenti che vogliono emergere e vogliono tentare di raggiungere l'obiettivo lavoro, certo, che è così irraggiungibile in questo periodo. E quindi voi naturalmente siete una branca di tutto quello che il preside normalmente organizza nelle sue scuole. Certo, dicevo poc'anzi che quello che è il nostro futuro nel nostro settore è proprio il ragazzo che esce dalla scuola Berghiera. Nonostante la crisi che stiamo attraversando e ci attanaglia, quello che io mi auguro continua ad essere che le capacità dello studente possa sempre raggiungere quelli che sono gli obiettivi primari, e quindi l'occupazione e dopo l'interscambio con il confronto con il preside mettere fine a quello che è lo sfruttamento che abbiamo vissuto negli ultimi anni in questa nostra epoca. Grazie a lei, signor Capobarra. No, dico, se mai ci fosse rimasta qualche, come dire, qualche interpretazione più, come dire, più recente per definire il lavoro che il nostro Lucieri ha fatto per tanto tempo. Devo dire, questo signore, oltre che amico, è troppo buono, perché mi conosce da molto tempo. Sembra che io parli a suo favore per essere di parte, ma effettivamente è una persona stimatissima da me in quanto è un professionista serio. Mi ha seguito altri tempi e altrove, l'ho rincontrato oggi con un piacere enorme, tant'è vero che, come ti ho detto prima, l'ho salutato da lontano perché per me è un piacere. È un piacere riguardo appunto la persona, perché molte volte c'è un'empatia, no? Una simpatia con delle persone, naturalmente. Questo è il classico caffè, no? Esatto, che si offre quando parla, ti offre il caffè, però dopo ci vediamo. Però io voglio sentire, dunque, quando finirà Lucieri di fomentare questo settore che, sa, non è che fosse in via di estinzione, ma è in via di sviluppo. Quando finirà? Non finirà mai, perché questo è un settore innovativo, non si riesce mai ad imparare, quindi ad imparare naturalmente ci si trova dentro come un raggio di una ruota, il quale deve girare. D'altra parte io nella vita so fare soltanto questo, ho cominciato, mi conosco molto bene e continuo a fare questo. Ma ritornando alle premesse che si dicevano prima, giustamente oggi con la crisi, con questa cosa qui, forse è un momento di rottura e quindi come un pungolo affinché ci sproni a far sempre meglio. Come diceva il mio presidente della società, dice lui, ma facendo lo spelling alla parola, AIBES Promotion, Associazione Italiana Barman Sostenitori, che poi lui sia proporzionale e promuovitore, diciamo così, di questa branca, lui dice della società. Bene, venga. Naturalmente, come diceva il nostro presidente della scuola, il nostro presidente dell'associazione o società, come vuol dire lui, ci sprona questo, ci sprona a sempre far meglio, quindi non finiremo mai, perché il nostro obiettivo è quello di far bene nel proseguo della nostra professione con una certa serietà affinché sia di tornaconto come
in, diciamo così, fetta economica per l'associazione e per la nazione. Mi sembra che la tua modestia sia interminabile, perché tu sei stato sempre su questo piano, il piano della modestia. No? Non ti sei mai mosso di più di quello che poteva essere, no? Perché poi tu sei un grandissimo personaggio in questo settore. Ti ringrazio. Questo io sono così caratterialmente, però molte persone lo vedono, diciamo così, in un'altra maniera. La sensibilità di certe persone è quella che tu hai. Meno male che siamo in pochi. Siamo in pochi, devo dire. Grazie a voi. Uno dei presidi più attivi non solo del Salento ma della Puglia, dobbiamo dire. Sa, qui non ci si ferma mai in queste tue scuole, dove gestisci tu sia l'alberghiero di Otranto che l'artistico di Boggiardo. Ritengo che la scuola deve essere un punto di riferimento e di sviluppo per il territorio, per cui la scuola deve cimentarsi con l'innovazione e quindi poi approfittare anche delle competenze che in questo caso per esempio ci dà l'Associazione Italiana Barman, e quindi ho accolto con piacere l'invito di Luceri e di Attolico di fare queste esperienze ai ragazzi. Li ho visti contenti e felici, gli studenti, e di questi tempi vedere studenti felici è un grande opportunità. Quasi quasi che l'anno prossimo si iscriverò anche io. Ma guarda che i corsi per adulti stanno per ricominciare, quindi sì, ho visto, puoi, li promuovi, può benissimo venire che tra poco anche gli adulti potranno iscriversi. Però voglio dire, Presidente, per fare fronte a tutte queste necessità, per fare fronte a tutte queste innovazioni, se vogliamo chiamarle così, il fatto di doversi confrontare con le altre scuole alberghiere, magari del Salento, della provincia di Lecce, piuttosto che di altre parti d'Italia o del mondo, questo è un modo per sviluppare la cultura di alcune realtà che evidentemente erano allo stallo, erano ferme. Sì, è positivo il fatto che gli studenti dell'alberghiero di Otranto, quelli di Santo Cesario, quelli del Columella stanno insieme, stanno collaborando e si stanno misurando su questa esperienza qua, perché gli alberghieri non si fanno guerra, a differenza di altre scuole, gli alberghieri convivono e fanno esperienze insieme, tant'è vero che abbiamo anche creato una rete pugliese, tutti gli alberghieri che affronteranno insieme le sfide dell'Expo 2015 e speriamo di organizzare anche l'Expo Mondiale 2016 della dieta mediterranea. Poi nel mondo attuale o ti innovi e quindi ti presenti nel mercato con una tua specificità, che non significa cambiare tutto, significa che noi valorizzando la dieta mediterranea, valorizzando le specificità del Salento, possiamo proporci nel mondo globale e fare economia. Quindi l'innovazione è in funzione di salvaguardare e valorizzare tutto quello di buono che i nostri nonni hanno saputo fare. Ieri leggevo molto interessante un articolo sulla Repubblica dove dicevano l'Expo Mondiale dovrebbe essere anche l'Expo Mondiale dei contadini, perché chi meglio dei contadini sa raccontare la genuinità e conservare la genuinità dei. Quindi secondo me l'Expo dovrebbe cambiare i paradigmi culturali ed economici dell'Italia. Da quello, tanto per chiudere, da quello che ho potuto però apprendere, insomma, anche dalle opinioni generali degli addetti ai lavori, e io ho potuto apprendere che buona parte delle progettualità in questo periodo sono nate proprio dalla scuola alberghiera di Otranto. Quindi evidentemente l'innovazione l'evoluzione sta nascendo proprio da questa scuola, o in particolare dall'equipe che aiuta il preside Luigi Martano. Noi cerchiamo di stare in campo, stiamo preparando lo stage per andare ad Edimburgo con i ragazzi per un mese, ma tutta la scuola pugliese sa progettare, fa delle belle cose, e per i fondi europei siamo quelli che riusciamo a spendere meglio e più di tutti. Con te il motto ad maiora sempre, deve essere i latini, deve essere ad maiora. Ad maiora sempre. Grazie. A Carlo. Mi sembra che sia riuscita proprio secondo i piani, no? Questa manifestazione che avete già preventivato come luogo e come evento di promozione, no? Certo. della vostra scuola.
Il nostro obiettivo era soprattutto dare spazio o visibilità quanto più possibile alle casse dell'Istituto Alberghiero, in concomitanza con AIBES, l'Associazione Italiana Barma e Sostenitori. E la manifestazione è stata bellissima anche perché abbiamo coinvolto oltre ai ragazzi anche i genitori, perché c'erano dei ragazzi che venivano da fuori e per cui i genitori sono venuti a prendere e sono rimasti qua tutto quanto il giorno. È stata una bellissima manifestazione e spero che in futuro si potrà ripetere un'altra volta, insomma. Ecco. Sicuramente comunque è il modo per approfondire e per dare spazio a dei giovani che hanno necessità di emergere, no? Specialmente in un settore che insomma, è in via di evoluzione, no? Poi alla fine. Il bar è un mondo in via di evoluzione tutti i giorni, ci sono delle nuove tendenze e soprattutto cerchiamo di, ai ragazzi di spiegare che cos'è l'alcol che si viene usato, di essere usato con moderazione, non esagerare. E sì, sicuramente un mondo il bar è in tendenza e in evoluzione tutti i giorni, soprattutto le aziende che ci propongono dei prodotti, non dico giornalieri, ma spesso e volentieri dei prodotti nuovi. Segretario di AIBES. Sì. Associazione italiana. Barman e sostenitori. E sostenitori. Dicevo, un evento riuscito alla perfezione secondo quanto già preventivato prima. Sicuramente sì. Ormai la partnership di alberghieri sta avendo grandissimo successo. Sta avendo grandissimo successo perché c'è davvero tantissima voglia di crescere. Penso che questo può essere possibile solo e semplicemente con questo simpatico connubio. Quindi chi lavora all'interno degli istituti, i ragazzi, in concomitanza con i professori. Certo. E penso abbia molta importanza tutto ciò che è formazione al di fuori della scuola. In Puglia comunque c'è una crescita, cioè un movimento proprio finalizzato alla formazione di ragazzi che presumibilmente insomma, alla fine poi andranno a finire fuori dalla nostra regione, perché comunque il mercato anche per ospitare insomma, alcune professionalità è saturo nelle nostre zone, quindi sicuramente favorirà anche l'emigrazione e c'è lo spostamento di grandi realtà che voi naturalmente cercate di formare in maniera professionale. Quella della valigia di cartone è una realtà molto attuale, perché considerando questo momento sociale, questo spaccato sociale, considerando la realtà economica in cui ci troviamo, anche a livello nazionale, molti dei grandi personaggi addetti al settore, molti grandi barman, hanno dovuto riprendere la valigia di cartone e purtroppo optare per altre mete che spesso sono all'estero. E quindi anche da noi ci sono spesso delle realtà per cui chi decide di approdare in realtà altolocate spesso si trova a fare i conti con quella che è la realtà. Queste realtà altolocate sono veramente poche, ma sono veramente anche poche, perché il momento più bello che si riesce a vivere, no, dal punto di vista professionale, spesso è proprio il banco bar comune. Quindi spesso al banco bar oggi è possibile trovare un professionista non solo dal punto di vista formativo culturale, ma anche dal punto di vista umano, che si riesce ad interfacciare anche con la sua cultura. Questo onora anche il lavoro che voi giornalmente fate. Assolutamente, sì. Ed è un grande motivo di sprona anche per noi.